Vado a prendere il caffè. Oggi ci divertiamo un po', eh. Tra l'altro, cosa sono questi rumori? Ah, ecco. Eh sì, eh. Eccomi, eh. Eh no, ci ha messo un po', eh. Tra l'altro si è spenta anche la luce, oh. Luce. La luce. La luce. Dammi la luce. Solo per voi, eh. Ci potete credere? Oggi ho la caffettiera intera, tutta per me, anziché il caffè chimico, eh? Non lo devo neanche mescolare, perché tanto me lo bevo io, eh? Ma che roba, tutto, eh? Tanta roba, eh? In effetti ha un altro profumo, un altro aroma, eh. E già, quei 2 minuti sono partiti, eh. Ma sto registrando. Mi devo muovere. Oh, scusate se vi faccio perdere tempo così, eh. Allora, oggi, intanto parlo, eh. Bevo il caffè. Ci prepariamo. Oggi abbiamo. Dai, scegliamo uno dei due. Oggi abbiamo due nuove produzioni Goodfellas, Royal Lime e Orange Empire. Sono un po' comics le confezioni. Non vi ricordano Batman anni 70, eh? Quando si scazzottavano, venivano fuori le locandine tutte colorate. Royal Lime, allora, eh? Proviamo Royal Lime. Oggi. Te capì? Oh, ma è buono sto caffè, eh? Ammazza com'è forte, oh. Ma ce la faccio? Arrivo a fine puntata che fibrillo, eh? Royal Lime. Sapevo che, siccome so che le produzioni Goodfellas, se no mi fregano sempre, eh? Perché comunque prendono un sacco di montaggio. Volevo provare il Chubby 2 sintetico, invece mi è venuto in mente la brillante idea di mettere a bagno e di scomodare addirittura il Chubby 3, eh? Il Chubby 3 è mastodontico, questo chiaramente a ciuffo tasso, non è sintetico. Quindi purtroppo hanno dovuto sopprimere un tasso per farci il pennello, eh? Dico purtroppo perché alla fine è così, eh? E vabbè, già che l'hanno fatto, usiamolo. Chubby 3 è mastodontico, veramente. Secondo me è sovradimensionato, si potevano anche risparmiare un'azione del genere. Allora, qui abbiamo Baby Smurfs. 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 E apriti. Sapete che il Dilenia con le scatole non ce la fa, eh. Derby. Ma perché non le usiamo ste derby?
Le hanno messe in bundle, usiamole, no? Baby Smurt. L'avevo riposto all'interno del sacchettino, cos'è, come si chiama? Carta? Si chiama carta? Eh no, perché poi mi correggete, avete ragione. Riprendetemi se dico le baggianate. Si ripresenta il problema di scartare la confezione. Ma io non ce la faccio proprio a scartare le confezioni, eh. Le divelto, come si dice? Diveggere. Ogni tanto mi invento qualche termine. Treccani, prendi nota che a seconda delle scemate che dico si può aggiungere. Allora, la Derby Extra. Vediamo la Derby Extra. Questa è platinum, è tutto. Non andrebbe bene sulla barba di 7 giorni. Però, questi test li facciamo appunto per verificare cosa va bene e non. O no? Se no, se è tutto conforme, come diceva il mio collega. Se tutto è urgente, nulla è urgente, no? O no? Baby Smurt. Qui non lo voglio serrare troppo perché sennò mi si chiude troppo il gap, eh? Invece voglio più aggressività, eh? Cioè efficacia. Beh, gap ce n'è, così. È modulabile la stretta, così. Rimane sempre sicura, però il gap è modulabile. Si può aggiustare, insomma, in poche parole, parola più semplice. E vediamolo questo lime, com'è che si chiama? Royal Lime. È Royal questo, eh? Vediamolo il Royal Lime. Pigliamo la cosa qua, una generosa dose, che tanto abbiamo il Chubby 3. Abbiamo il Chubby 3, quindi possiamo tranquillamente abbondare, eh? E abbondiamo, che poi non è neanche abbondante sta roba, ce ne vuole di più secondo me. Fammi abbondare, va? Mettiamo un'altra pallina. Ma che roba? Mazza, gelato proprio. Tanta roba questo, eh? Il Royal Lime. Potevo fare un minimo di prebarba però, eh. Oh, buono buono questo caffè, eh. Peli del naso non li ho fatti, eh. E purtroppo non ho i soldi per la badante, cosa devo fare? Capì? Guarda il Chubby 3, come si è già mangiato tutto. Ma che roba, non è che ce n'era poco, di soap. Bisogna scioglierlo però, eh. Qui ci vuole acqua bollente, bollente, calda almeno. Oh, devo sprecare meno acqua, me l'ha detto un nostro amico del canale, che saluto, mi ha detto che lui è stato in Africa, ha ragione, scusate allora a questo punto, colpa mia, eh.
Colpa mia. Si spegne la luce. Appicciati. Il Chubby 3, pauroso. Paura Chubby 3, guarda che roba. È ultra colmo. Praticamente mi ha già avvolto il viso. È tipo la lingua di una mucca, praticamente. E apre di nuovo l'acqua di Vernio. Allora non ha capito. Bastava il Chubby 2, era pure troppo. Montaggio è già ultimato, eh. Ci vuole praticamente la metà del tempo per montare con il Chubby 3, sovradimensionato. Adesso risparmio acqua. Sciacquo soltanto il rasoio perché è nuovo. Allora il Dilernia va con Baby Smooth. Smooth. È piuttosto aggressiva l'azione di Baby Smooth, eh? La lama si sente. È ben esposta, eh? È esposta, ma viene fuori praticamente perpendicolare al viso. La Derby. Non è la sua lama, eh. Vediamolo con. Non mi piace mica con la Derby. Togliamola e facciamo una prova. Queste sono prove da fare. Sono prove da fare per verificare appunto se quello che stiamo facendo è corretto o meno. Devo stare attento a dove metto i piedi perché, a parte che sono in giro in mutande, quindi
No, non vorrei certo farmi vedere, eh. Non è un bello spettacolo, insomma. Te capì? Allora, facciamo una prova con questa CAI usata, ma non perché non ne abbia, eh. Perché dovrei staccare praticamente la videocamera, perché si trova dietro, eh. Lo stipetto dove ci sono le lame a portata di mano. E quindi devo usare la CAI usata. Te capì? Quelle che uso per fare il test di esposizione lame, rasoi. Così vediamo, eh? Gli diamo la stessa stretta più o meno di prima. Vado a rimontare leggermente la zona. E continuo. Mi sembra una prova corretta, no? Ah, non devo girarlo. Perché tanto è usata la CAI, però. Decisamente meglio con una CAI, eh? Anche se usata. Quindi la Derby su questo rasoio non va bene. Rasorock, togli il bundle. Toglimi il bundle con la Derby perché non è valida su questo rasoio. Ma nonostante tutto il di Lernia. Ci sono dei peletti. Qui c'è un pelo del. Cos'è sta roba? Boh. Sembrava un pelo del coso qua, del. Trabi 3. E intanto il caffè, sono passati 18 minuti, oggi siamo lenti, eh. Oh, lenti però. Però abbiamo fatto un test maggiore. Intanto mi sono bevuto una moka intera di caffè, eh. Buono questo lime. Poderosa l'azione di Chubby 3. Vediamo adesso il pelo obliquo con la CAI usata. Su Baby Smooth. Smooth.
Oh, devo dire che la CAI, non è proprio come appena scartata, però. Ho diminuito l'apertura del rubinetto. Ripuliamoci. Ma sti peli dal qua? Non li togliamo? Chubby 3 è meno preciso di altri pennelli, sicuramente meno esuberanti. Vado, entra bene nel naso anche. Mi può tagliare i peli? Preciso comunque questo smus. Mazza, barba di vetro proprio. Basta. Io direi di fermare qui la rasatura, eh? Piuttosto profonda, ma grazie.
all'azione di Cari, però. Adesso parliamo dei singoli componenti di Goldrake. Vediamo un po'. Ma non ce l'ho un pacchetto di Kai in giro? Kai! Kai! Sì che di lamette ne ho, eh. Cioè, mancassero. Oh, eccole qua. Ma giusto per far vedere, perché sennò anche all'estero guardano i video e dicono: ma che cosa sta dicendo quello lì? Oh? Cioè, non è che sono tolleranti come noi in Italia all'estero. Allora, Baby Smooth, ammesso che si pronunci così, Smooth, vabbè, quello lì. Allora, in sé il rasoio è molto bello, è molto leggero e si maneggia bene, soprattutto è preciso. È vero, va bene per la quotidianità e si mostra bene. Non va assolutamente bene con le derby. Quindi, Raso Rock, per evitare che l'utente, magari non esperto, incappi in un bundle del genere che poi non funziona e fa brutta figura a Razo Rock, evitiamo di utilizzare questa e abbiniamo invece una Kai che io ho verificato essere di gran lunga migliore. Certo, non si può utilizzare una Kai quotidianamente, però la si può abbinare con altre lamette. Come facevo l'esempio ieri, piuttosto che prendere un Edwin Jagger, che poi cade per terra e si spacca il coprilama, molto meglio spendere 20 euro in più e pigliarsi un attrezzo del genere. Consiglio spassionato, eh? Fammi raccogliere le lamette prima che ci metto la zampa sopra. Te capì? Il caffè sta facendo effetto di brutto comunque. Poi vediamo un po' il resto. Vediamo il resto, vediamo questo Royal Lime, l'effetto della protezione si sente. Chubby 3, avete visto che con il montaggio ci mette veramente la metà del tempo a stendere sul viso il montaggio. Ottima la protezione di questa nuova sfornata di questa Comix, Goodfellas. Devo dire che ho notato un lieve pizzicore in viso, ma secondo me è dovuto alla freschezza del soap, sicuramente stagionandolo magari boh, pochino di più, chiaramente con la formula AJ1, ecco che infatti avevo sentito l'AJ1, si sentiva l'azione, sicuramente attivo. Cosa stavo dicendo? Ah, stavo dicendo del lieve pizzicore, ma sicuramente qualche giorno da stock all'invio a casa sarà maturo, sicuro. Ma questo solamente perché ho utilizzato una derby all'inizio, e mi ha grattato il viso. Infatti sentivo grattare. Ti capì? E giustamente bisogna evidenziare tutto quello che si riscontra. Se no che recensore sei? Chubby 3. Adesso vediamo l'after. Vediamo l'aftershave qui è troppo piccolo, io non riesco a leggere assolutamente sta roba. Forse riesco a postarvi questo per mostrarvi in video. Comics la confezione. La AJ1 comunque fa miracoli, per quanto riguarda il comportamento in viso, con il rasoio. AJ1. Questa è scorza di lime.
scorza di lime. Qui è ombreggiato. Ah no. Stavo guardando perché mi sembrava l'ombra. Ormai ho la barba tipo la banda Bassotti, ve la ricordate? Che era grigia, si vede anche sotto pelle. Forte, scorza. Qui veramente ne basta poco perché, mamma mia, è concentratissimo. Beh, se volete il lime, la scorza di lime, questo è lime. Mentre invece cos'era l'altro lime? Era il dark lime, ve lo ricordavate? Cioè, ve lo ricordate? Mazza, com'è esplosiva sta roba, oh. Com'era il dark lime di coso, di Tremonia? Messner. Io di Messner mi ricordo Reinhold. O Reinhold. Com'è Reinhold Messner? Questo è più succo, ma questo qui è succo. Il Goodfellas invece è scorza. Quindi scorza è quello molto simile a scorza di lime di Taylor, per esempio. Basta. Però non c'era l'after nel Taylor, eh. C'era solo crema, mi ricordo. Va bene, allora vi ho fatto passare quei 35 minuti, compreso la sgorgata del caffè che non si è sentita, ma io ho fatto il possibile per farvela ascoltare. Allora io vi ringrazio, cioè vi metto qua nell'oculo, cosa devo fare? Come sempre, vi ringrazio, non è che si vedono le mutande, no? Perché sai. Vi ringrazio, noi ci vediamo mercoledì per il nostro consueto appuntamento, una puntata interessante. E per quanto mi riguarda, poi vedremo alla fine, me lo direte voi se sarà interessante o meno. Grazie per la compagnia anche in chat erotica. Chat erotica, spieghiamo a chi magari non sa, la chat erotica è quella che si legge in Premiere alle 14:30. Ci sono gli amici che scrivono, te capì? Quindi grazie a questi amici che hanno scritto, vi saluto, vi auguro buona domenica. E